Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Anna Falcone. Lei è avvocata e attivista politica. Buonasera Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi dal Tribunale di Locri. Questa è la sua prima intervista televisiva. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Gianrico Carofiglio, scrittore ex magistrato. Buonasera, buonasera Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, perché buonasera. Continua a far discutere la sentenza di condanna per Mimmo Lucano, ma come stanno davvero le cose? È un eroe dell'accoglienza, come pensano molti, oppure è un impresentabile, come pensano molti altri? Subito dopo la pubblicità. Allora, cominciamo con Mimmo Lucano e la sua vicenda, ma poi parleremo naturalmente anche di Draghi, del Consiglio dei Ministri che ha aumentato la capienza di teatri, cinema, luoghi di cultura al 100%, insomma, delle decisioni prese poco fa, e poi anche Draghi che ha incontrato Angela Merkel e ha incontrato anche Salvini. Allora, però cominciamo con lei, Mimmo Lucano. Allora, lei è stato condannato una settimana fa a 13 anni e 2 mesi di carcere dal Tribunale di Locri con l'accusa di, tra le altre accuse, associazione a delinquere, peculato, frode, abuso d'ufficio. Lei ha reagito dicendo che nemmeno ai mafiosi viene data una pena così dura, ma i reati che le vengono contestati sono molto gravi. Sono molto gravi, ma mi sembra incredibile, perché la realtà non è così. C'è una verità che è quella che è la realtà. E io non ho mai voluto, da quando è iniziata questa storia giudiziaria, anche prima di questa sentenza, creare degli alibi o contestare. Però mi sembra tutto così assurdo, perché la storia vera non è così. Io ho cominciato ad avere un interesse per l'accoglienza per una casualità. È veramente uno strano destino questo, perché proprio per rispondere ad un impulso, come devo dire, di quello che è un istinto, così c'è un veliero, ci sono tante persone, e per me è stata la prima volta. Poi ho collaborato con un vescovo, alla fine eravamo io e lui. E tutto è stato, diciamo, una conseguenza, poi quello anche di capire che io ero in quel periodo fortemente impegnato nel mio territorio per immaginare il riscatto della mia terra. Sì, per però scusi, anche... Lucano, lei era sindaco di Riace, no? No, quando è successo questo non ero sindaco. Non era... Io quando comincio ad avere... Ecco, però insomma le vengono contestati, questo resta, è un fatto che resta, dei reati molto gravi, anche perché lei aveva per le mani soldi pubblici. Quindi intanto le voglio chiedere, lei ha preso soldi per sé? Questo basta guardare le trascrizioni degli atti del processo, dove il colonnello della Guardia di Finanza, ad una domanda del presidente del tribunale, della persona che mi ha condannato, ha detto: no, questo sindaco non ha interessi economici. Poi l'ha ripetuto la domanda: no, soldi no. Quindi lei non ha preso soldi politici per sé. Allora però le voglio chiedere, siccome ci sono molti pubblici amministratori che in Italia fanno accoglienza dei migranti senza violare le leggi, e invece lei ha dovuto fare fatture false, dichiarazioni false, appalti senza gara pubblica, perché? No, non è così la realtà, non è così. C'è una descrizione completamente difforme di quello che è la realtà, anche per però questo è quello che dice la sentenza, Mimmo Lucano.
Però così no, se lei non mi fa, No, no, se no. non mi posso difendere, se no mi metto in difficoltà, perché io già c'ho un livello di sofferenza molto, molto forte perché hanno stravolto la realtà. Allora, le stavo dicendo che il mio interesse per l'accoglienza comincia per una casualità, per uno sbarco. Dopodiché eravamo nel 1998. Io divento sindaco nel 2004. Dopo aver fatto il volontariato, dove io poi per me è diventata una ragione di vita, perché ho conosciuto delle persone, il vescovo, Dino Fisullo, praticamente mi sono avvicinato a chi rivendica diritti umani, a chi venendo nel mio comune volevano abitare. Il nostro è un comune di case abbandonate, un comune dove c'è stata una forte storia di emigrazione, di abbandono, e praticamente con l'accoglienza alla fine si rigenerava il luogo. Ed era questa una cosa che io, come devo dire, anche sul piano della rivendicazione politica, avevo sempre immaginato un giorno se avrò la possibilità di diventare Ecco, quindi lei non solo sindaco, respinge, ma cioè lei anche. pensa di essere stato condannato ingiustamente, e da lei non viene contestata il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, Sì, ma vengono questo è contestate. stato, lo hanno, è paradossale quello che sta dicendo, perché la prima volta io le misure cautelari ce l'ho per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per l'affidamento della raccolta dei rifiuti. Il favoreggiamento questa volta lo hanno tolto secondo me, questa è una mia personale, diciamo, come devo dire, percezione, viene escluso il favoreggiamento. Perché così non sembra un accanimento politico verso comunque un'idea di accoglienza, quindi dove c'è uno sfondo etico. Ma Allora quindi lei pensa che ci sia viene un eliminato accanimento questo. politico nei suoi confronti? Penso che quando mi soffermo molto per riflettere, penso che non nella mia persona, ma nell'idea che rappresento, Nell'idea nell'idea che rappresenta che. lei dell'accoglienza dei migranti? Sì, non solo. Riace è stato un laboratorio, diciamo, sperimentale di che cosa di quale potrebbe essere il ruolo degli enti locali, così in contesti limite, dove ci sono forti di rassegnazione sociale, di una consapevolezza che viviamo agonie sociali. E allora l'accoglienza io l'ho considerata anche una grande opportunità per fare rinascere i luoghi. E questo è avvenuto. E questo è avvenuto. E La per tanti fermo un anni Riace è attimo, stata. Mimmo Lucano, la fermo un attimo perché interpello Gianrico Carofiglio, che non è solo uno scrittore, è anche un ex magistrato, perché lei proprio una settimana fa qui da noi aveva detto che i migliori ideali non giustificano le violazioni di legge. C'è qualche cosa che continua a non capire Mimmo Lucano e resta comunque, diciamo, questo enigma del perché nella sentenza di primo grado a Lucano sia stato dato il doppio della pena richiesta dal pubblico ministero, dalla pubblica accusa. Io non mi sogno nemmeno di indagare su quello che può aver capito o non aver capito Mimmo Lucano, figuriamoci. È quello che ho detto da voi la volta scorsa, è una regola generale su cui mi sembra sia difficile obiettare, e cioè ci sono regole e le regole vanno rispettate proprio per realizzare nella maniera migliore i migliori ideali. Faccio un'altra premessa, io ho seguito per anni l'esperimento sociale di Riace. E ne ero un tifoso, era una cosa che non solo mi piaceva, mi appassionava e tuttora mi appassiona quell'idea di integrazione. Questo così consente di chiarire il quadro di riferimento. Sono rimasto, come tutti, molto stupito dell'iniziativa giudiziaria e francamente delle misure cautelari e sono rimasto stupito di questa sentenza. Detto questo, è chiarito che c'è certamente un problema. In primo luogo su quello che noi giuristi chiamiamo il trattamento sanzionatorio, perché la pena applicata è di misura francamente incomprensibile, anche leggendo i capi di imputazione,
come ho avuto modo di ricordare proprio qui in trasmissione da voi, per un omicidio preterintenzionale si applica una pena del genere, per una brutta rapina, per una serie di violenze sessuali continuate. Quindi, insomma, certamente anche senza leggere la motivazione, che naturalmente potrà darci degli spunti, perplessità non lievi vengono fuori esaminando il trattamento sanzionatorio. Detto questo, però, insomma, se i reati indicati nei capi di imputazione anche solo in parte sono stati commessi, io credo che riferirsi alle ottime intenzioni, a quelli che la legge stessa penale chiama valori, motivi di particolare valore morale o sociale, non sia sufficiente a dire insomma non bisognava condannare. Non sto dicendo questo, non ho letto la sentenza, ho letto solo i capi di imputazione e il dispositivo, quindi ovviamente non conoscendo gli atti non ci posso sono ancora dire le motivazioni questo. Però insomma, però dire in generale l'azione posta in essere a Riace era un'azione meritoria, condivido, non è sufficiente a dire questo giustificava o avrebbe giustificato violazioni di legge che credo nessuno dubiti del fatto che non erano per interessi personali di tipo economico. Ecco, questo è il quadro complesso per inquadrare la vicenda in questione. Ma quindi lei si aspetta un secondo grado di giudizio più lieve, con pene più lievi? Guardi, non lo so, perché dovrei, ripeto, leggere la motivazione. Certo, sarei molto stupito se una pena di questo genere per questo tipo di reati rimanesse la stessa, indipendentemente dal fatto che potrebbero esserci delle assoluzioni se i reati fossero considerati non sussistenti. Ma, ripeto, il quantum, come si dice nel nostro gergo, è a prima vista, e salvo una lettura della sentenza che possa dare elementi che io al momento non riesco neanche a immaginare, ma incomprensibile. Anna Falconaro, lei è avvocata, con Mimmo Lucano eravate entrambi candidati in Calabria adesso alle elezioni regionali a sostegno di De Magistris. Lei ha definito la sentenza di condanna a 13 anni e 2 mesi di Mimmo Lucano una pagina nera per la Calabria e per tutto il paese. Ma che cosa doveva fare la magistratura e i giudici? Dovevano sorvolare su reati così seri, così gravi? Dovevano fare quello che fanno normalmente i giudici. Nei tribunali c'è scritto la legge uguale vale per tutti e vale per i cittadini come vale per i giudici. I giudici sono chiamati ad applicare la legge. Nella vicenda di Lucano noi abbiamo visto una strana applicazione della legge, perché con grande difficoltà, e questo lo dico da avvocata, non lo dico da attivista politica, si riescono a rintracciare i due elementi costitutivi dei reati, l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, non sono integrati completamente i fatti e in molti casi non è affatto integrato l'elemento psicologico. Faccio soltanto alcuni cenni. Nei reati contestati a Mimmo Lucano uno degli elementi costitutivi è il vantaggio patrimoniale, personale, diretto o indiretto, non c'è. L'elemento psicologico del reato associativo, aver precostituito l'associazione al fine di, ma è nei fatti, e lo sanno tutti, è patrimonio di tutti, e sapere che gli interventi fatti da Mimmo Lucano, e non soltanto da lui, sono stati interventi in cui lui addirittura è intervenuto in assenza di un intervento statale che nella vicenda dell'immigrazione è molto carente. Ma il conflitto è anche interno, se mi posso permettere, perché c'è una sentenza della Cassazione, che è la sentenza del 26 febbraio del 2019. Qui la Cassazione si era già pronunciata sulla questione cautelare, no? Sulle misure cautelari combinate a Mimmo Lucano, demolendo l'impianto accusatorio. Il GIP di Locri e il Tribunale del Riesame sono andati avanti come nulla fosse, e altrettanto i giudici di merito. Quindi c'è un accanimento, secondo lei, nei confronti di Mimmo Lucano? Io ritengo, io ritengo che ci sia stata un'applicazione delle leggi parziale, nella quale, come giustamente si diceva prima, non sono state applicate alcune attenuanti specifiche, non è stata applicata l'attenuante generica, anche la misura della pena, che deve essere combinata anche alla gravità del fatto, è una misura della pena che è stata elevata al massimo della pena possibile, e non c'è bisogno di essere avvocati per capire che questa pena, pensiamo alle vicende di Mafia Capitale, no? Sono delle pene analoghe combinate, insomma, a persone che veramente hanno commesso dei reati di particolare gravità, non hanno nulla a che vedere con quello che ha fatto Mimmo Lucano. Allora, Massimo Nava, abbiamo detto prima che Mimmo Lucano, il modello Riace dell'accoglienza di migranti, è diventato famoso in tutto il mondo. Questa sentenza non è un
colpo pesante alla cultura dell'accoglienza e a quella che viene da molti definita una cultura buonista nei confronti degli immigrati? No, assolutamente no, intanto perché questa è una sentenza che ci riporta indietro di 200 anni, alle pagine di Vittor Hugo: si ruba il pane e si fa il bagno penale di 4 anni, e poi di 10 e poi di 12. Quindi è la dimensione di questa pena, al di là della sentenza, in cui non posso entrare nel merito, e anche al di là della norma. Quanto alla cultura dell'accoglienza, proprio oggi Angela Merkel era a Roma dal Papa alla preghiera per la pace, e Merkel sappiamo che è stata quella che ha dato al senso all'accoglienza, un senso estremamente concreto, quando nel 2005 decise di non chiudere, intendiamoci, non di aprire, ma di non chiudere le porte a 1 milione di rifugiati siriani. E questo è entrato, nonostante le polemiche e anche per certi aspetti dei regurgiti di estremismo e anche di razzismo e di xenofobia nell'opinione pubblica tedesca, è entrato ormai nei cromosomi, diciamo, della cultura europea, e questo lo vediamo in tutti i paesi e non solo in Germania. E quindi è chiaro che non possiamo paragonare Angela Merkel a Mimmo Lucano, ma non con tutto rispetto per entrambi ovviamente, ma questa dimensione dell'accoglienza è simile, nel senso che quando si sbarca su una costa si viola la legge. Quando si fanno le cose che ha fatto, che vengono attribuite a Mimmo Lucano, si viola la legge, ma intanto è la legge che va cambiata, che comunque è la norma, perché anche le leggi razziali erano leggi, ma non per questo possiamo pensare che fossero valide e giuste da applicare. E naturalmente non possiamo neanche condannare o criticare il magistrato che applica la pena. Peccato che l'applichi in modo del tutto parziale. Questa normativa, Anna Falcone dice che l'applica in modo parziale, però sproporzionata alle esigenze. In un certo senso anche Angela Merkel ha violato la legge. In un certo senso, aggiungo, anche dare miliardi di euro a Erdogan per costruire comunque una politica di gestione dell'emergenza profughi. Quindi il presidente turco che prende i soldi. È un fatto di necessità, di politica, di costruzione di questa cultura e di questa problematica. Allora, senta, Mimmo Lucano, qui come vede sono, diciamo, tutti a suo favore, tra virgolette. E non è difficile, però. Beh, insomma, però io devo ricordare che la sentenza la condanna anche per avere distratto fondi, soldi pubblici destinati appunto all'accoglienza per organizzarsi un viaggio in Argentina pagato in contanti. Lei come lo spiega questo fatto? Ma quello non è vero, perché mi avevano invitato all'Istituto di Cultura Italiano a Buenos Aires. Io non ho, mi hanno sostenuto il viaggio. È una cosa, diciamo, che ha un valore solo per una denigrazione mediatica, perché cercano in tutti i modi di sostenere accuse per fare un quadro che non corrisponde alla realtà. Ecco, quello che sta dicendo lei. Quindi realtà, lei rifarebbe tutto, Mimmo Lucano? Sì. Quindi anche con dichiarazioni false fatture, anche tutte queste, non so, lei ha fatto una gara di appalto. Il sindaco non è che fa fatture. Però lei ha fatto una gara di appalto pubblica dove poi hanno vinto cooperative che non erano neanche nell'albo delle cooperative sociali. Questo non è contestato nei fatti di reato. Se lei mi dà tempo per poter rispondere, le spiego come la realtà è diversa. I rifiuti in Calabria spesso sono gestiti da holding che praticamente controllano tutto il settore, anche con complicità al limite, diciamo, della legalità. Io dai rifiuti ho cercato di capire come
creare delle opportunità anche per il territorio. Quindi, scusi, Mimmo Lucano, solo per capire, perché l'audio non è di grandissima qualità, lei contesta tutto l'impianto accusatorio praticamente, no, io non si dice estraneo a qualsiasi reato. Io semplicemente penso che non è l'entità della pena che per me, diciamo, mi ha lasciato questa amarezza, ma semplicemente questo processo non ci doveva essere. Non ci doveva essere. Io alla fine ho messo la mia vita per cercare di dare un contributo alla mia terra, per il riscatto sociale, per immaginare un futuro possibile per quelli del luogo. Poi tutto questo si è incrociato con la storia dell'accoglienza, delle persone Chiaro. Che sono arrivate, che hanno portato una speranza e il luogo ha restituito quella speranza. Noi, alla fine, la mia scelta è stata una scelta di chi cerca di condividere il senso del rispetto. No, è chiaro, Mimmo Lucano, la sua posizione è chiara. Poi ha vinto il centrodestra comunque nel suo comune, se ricordo bene. E in ogni caso, lei è stato anche condannato a risarcire una somma di denaro molto consistente, 700.000 euro, che immagino lei non avrà e non ha. E comunque siamo al primo grado di giudizio. Come sappiamo, no, il nostro paese ne prevede tre. Le volevo solo dire una cosa. Sì, rapido. Quello che mi fa più, diciamo, preoccupare, o che non sono queste, diciamo, multe o il numero degli anni che devo... Quello che più mi amareggia è il tentativo di denigrazione e di legittimazione morale, e questo è come distruggere la mia anima. Io sono entrato dentro un sistema che vuole annullare un'idea che ho portato avanti e che riguarda non solo me, tantissime persone che ci credono, e sono, per uno strano destino, sono finito dentro ho capito che è molto provato, naturalmente, da una sentenza, sentenza così dura. Quello che dico, io rivendico giustizia con orgoglio. Non mi fa, io quello che non posso accettare è il tentativo di denigrazione morale della mia immagine. E di questo ha perfettamente posso anche ragione. Fare carcere, posso anche pagare, non ce l'ho la possibilità. Io non potevo nemmeno pagare l'avvocato, per parlare chiaro. Non lo so come vi dovrò ringraziare per tutta la vita, tutte le persone che sono state vicine e che hanno condiviso alla fine un ideale di giustizia. Senta, Mimmo Lucano, ricordo anche che ci sono molti che si stanno mobilitando per lei, anche degli intellettuali che hanno aperto un conto corrente per raccogliere fondi e aiutarla anche economicamente. Quindi diciamo che è effettivamente una sentenza che, come abbiamo detto all'inizio, continua a far discutere. Grazie Mimmo Lucano e in bocca al lupo per tutto, e naturalmente attendiamo tutti i gradi di giudizio. Adesso io vorrei, anche con Anna Falcone e Gianrico Carofiglio, siccome abbiamo detto in apertura che oggi non solo Draghi ha incontrato Angela Merkel, ha incontrato anche Salvini, che, come sapete, nei giorni scorsi ha tutta la Lega, tutti i ministri leghisti non hanno partecipato alla riunione del governo per varare la legge delega fiscale. E naturalmente questo ha creato un polverone. Oggi Draghi ha incontrato il leader della Lega. È un caso chiuso, Gianrico Carofiglio? Lei si aspetta che, diciamo, Enrico Letta ha detto è un teatrino stancante, quindi continueremo a vedere Salvini di lotta e di governo? Sì, è un teatrino mediocre. Io credo che Salvini non sia né di lotta né di governo, purtroppo per lui. È un uomo politico, lei ricorderà che molte volte ne abbiamo parlato quando era sugli allori. Qui da voi, io non ero d'accordo con coloro che lo consideravano un abile politico e un abilissimo comunicatore. È stato un uomo fortunato per un certo periodo della sua parabola politica, perché un certo stile comunicativo, che in realtà era di manipolazione violenta, aggressiva, demagogica, razzista, si è incrociato con un bisogno sociale
che nasceva e nasce da un disagio che noi dovremmo riconoscere, ma questa è un'altra questione al quale dovremmo dare risposte ben diverse da quelle populiste e rabbiose, e in quel periodo ha generato un'impennata che abbiamo tutti visto e che veniva attribuita a presunte doti politiche. Ora, di fronte a una serie di errori clamorosi, in certi casi quasi grotteschi, fatti uno dopo l'altro, ovviamente, come credo ha titolato un quotidiano, oggi è in stato confusionale. E sì, però posso, interromperla un secondo, Gianrico Carofiglio, perché discutono tanti analisti, opinionisti, no? Esistono due tipi di Lega, quella di governo e quella di lotta rappresentata da Salvini, però in realtà oggi il governatore del Veneto Zaia è venuto in soccorso a Salvini perché ha detto che coesistono, c'è la Lega di lotta e la Lega di governo, quindi Salvini continua comunque ad avere il sostegno di tutto, diciamo, il gruppo dirigente e degli amministratori, che sono quelli che contano perché amministrano tutte le grandi regioni del nord. Io non sono sicurissimo che abbia il sostegno convinto di costoro. Credo che la Lega abbia un problema molto serio, cioè di trovare un'alternativa da esibire, soprattutto utile per prendere tutti quei voti alle frange che poi hanno generato il successo di cui abbiamo parlato prima, perché ci sono uomini politici dotati di qualità ben diverse, ma che hanno un appeal molto minore di quello che ha, o forse aveva, Salvini nel suo momento di maggiore successo. Quindi cosa potrebbe fare Zaia, cosa potrebbe fare Fedriga, cosa potrebbe fare tutto quel segmento di cosiddetta Lega di governo, se non riaffermare, diciamo così, la leadership di Salvini, faute de mieux, come dicono i francesi, in mancanza di meglio al momento, diciamo. Però hanno un problema serio. È così, Anna Falcone condivide? Io penso che manchi un pezzo a questa narrazione, il fatto che c'è una partita sotterranea che si sta giocando nel governo ed è la partita dell'autonomia differenziata, di cui hanno parlato tantissime agenzie, però non è uscita fuori adeguatamente sui giornali. È stata, approvata dal Senato, tra l'altro con un escamotage di bassissimo livello proprio legislativo. In un collegato alla nota di aggiornamento al DEF è stata approvata l'autonomia differenziata. Questa era la partita reale che interessava a Salvini. Oggi con questo teatrino si cerca di distrarre l'informazione pubblica e i cittadini dalla vera truffa fatta ai danni degli italiani. Perché in particolare vera truffa? È una truffa perché l'autonomia differenziata, soprattutto in una fase così critica come la fase ancora pandemico, post pandemico, di fatto toglierà tantissime risorse soprattutto alle regioni più fragili, in particolare tra l'altro al sistema sanitario nazionale che ha subito dei tagli molto forti, in particolare al sud. Era una partita che si voleva giocare a forza e far approvare a forza, e tra l'altro è stato approvato con un collegato al DEF per un motivo, è importante dirlo, perché si vuole evitare in questa maniera di poter agire con un referendum abrogativo. A Salvini importava fondamentalmente questo. Il teatrino di oggi serve a far vedere che lui in realtà tiene in mano il governo. L'autonomia differenziata, insomma, consente alle regioni del nord di mantenere e incamerare molte più risorse, negando il principio solidarista, ma soprattutto negando il principio di uguaglianza nella garanzia dei diritti fondamentali e la salute in primis. Salvini si candida a essere un leader nazionale, cioè è candidato in tutta Italia, ha vinto anche nella sua Calabria insieme al centrodestra. Salvini si candida a fare quello che ha sempre fatto, cioè garantire gli interessi soltanto in una parte del nord. Peccato che ne paghi il prezzo tutta quanta l'Italia, perché dell'autonomia differenziata se ne avvantaggeranno pochissime regioni, la stragrande maggioranza delle regioni, e le regioni del sud invece ne saranno fortemente depauperate, e tutta la coesione nazionale, cioè la consapevolezza di stare in un paese dove i diritti sono uguali per tutti, andrà a farsi benedire. Intanto però questa penso che da un punto di vista di leader nazionale sia veramente, insomma, l'ennesima truffa. Hanno vinto in Calabria, dove voi vi siete presentati divisi. Non ha completamente vinto, poi ne parleremo dei insomma dati. intanto sì, la presenza della regione sì, loro hanno, in realtà hanno perso molti voti, la Lega in Calabria ha vinto, quindi questo è un dato di fatto. Massimo Nava, senti, volevo solo ricordare che tu hai pubblicato con Rizzoli questo libro, Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia, anche Draghi la cambierà, un telegrafico.
Ma telegrafico, io comincio a sperare almeno che cambi un po' l'Italia, che sarebbe già un passo gigantesco. Che sarebbe e quindi che sarebbe credo un passo gigantesco. Riuscire a portare a termine il programma di Recovery Fund, i piani di riforme, sarebbe già un grandissimo cambio. Ed è un percorso complicato, come sappiamo. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché nell'agenda europea al primo posto c'è la transizione ecologica, come sapete. Guardate. Dicono i leader del mondo, per la verità non tutti, che non c'è più futuro per l'industria delle centrali a carbone, lo promettono ai loro figli, rappresentati da Greta. Lo ribadiranno al vertice mondiale sul clima in programma all'inizio di novembre in Scozia. In attesa che il miracolo si compia, le notizie arrivate questa mattina ci dicono però che l'industria del carbone non è mai stata così in salute. Nel primo semestre dell'anno in Germania il carbone ha tolto all'eolico il primo posto nella classifica delle fonti energetiche. In Gran Bretagna le centrali si preparano all'inverno aumentando la produzione. Negli Stati Uniti è previsto un più 20% delle emissioni di CO2 legate al carbone, che si sta ritagliando una quota sempre più significativa nella produzione di elettricità, anche perché continua a costare meno del gas naturale. Dopo l'accordo di Parigi sul clima del 2015 è diminuito il numero delle nuove centrali, ma è aumentata di un quarto la capacità produttiva complessiva. Le multinazionali dei combustibili fossili sono in salute anche perché tra agevolazioni fiscali e mancato addebito dei costi ambientali ogni minuto ricevono sussidi pubblici per 11 milioni di dollari. Il calcolo lo hanno fatto non gli ambientalisti, ma gli economisti del Fondo Monetario Internazionale. Il risultato è che il 49% delle società carbonifere ha sottoposto agli azionisti progetti di espansione, mentre solo il 5% ha in programma una graduale dismissione degli impianti. Fondi di investimento, assicurazioni e banche finanziano naturalmente chi si espande. E pazienza, se il conto alla fine lo pagheremo tutti. Siamo in Anna Falcone, grazie Gianrico Carofiglio, grazie Massimo Nava. Ricordo il tuo nuovo libro pubblicato da Rizzoli, Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia. Grazie spettatrici e spettatori. Adesso in linea a Corrado Formigli, a sua Piazza Pulita, dove tra l'altro tornerà sull'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera. Quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.